Aggiornamenti no, nel senso che noi siamo in campo per mettere a disposizione tutti gli strumenti che saranno necessari in termini di ammortizzatori, di investimenti sulla formazione, funzionali agli investitori che verrà ritenuto idoneo. Quindi quello che posso dire come Ministero del Lavoro è che noi ci siamo e che sosteniamo qualunque processo di reindustrializzazione che verrà ritenuto idoneo dalla Regione e dalle parti sociali. Ho scritto un'ipotesi di decreto, mi auguro che trovi presto la condivisione degli altri ministeri competenti, perché penso che non si tratti di impedire la chiusura o le delocalizzazioni, cosa che è molto complessa e va fatta con tanti strumenti, ma di impedire che le persone sappiano del loro licenziamento da WhatsApp, da una conversazione in remoto, da una mail. Questo non è accettabile e soprattutto, come dire, spoglia il paese di un patrimonio produttivo ed industriale senza metterlo nelle condizioni di poter reagire, di poter costruire delle contromosse che sempre ci sono, perché poi quando interveniamo e cerchiamo di rallentare questi processi vediamo che ci sono sempre delle potenziali alternative, o almeno spesso ci sono.